del DJ Batman secondo me ha tolto la parte che non serviva, come quella grappa di una volta, cioè via la testa, via la coda, rimane solamente il cuore. Ha tolto la buccia e era stata solo la porta dello sfaccime di quel pezzo. Assolutamente. Ma abbiamo un personaggio pronto qui con noi, vero? Un personaggio tenerissimo, eh? Sì. Guarda, è un supereroe. Un supereroe. Sono Super Tito, il supereroe amico di tutta la nazione, sì, sì, grandi e piccini. Sì, 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 è vero, sono io. Come stai, amico mio? Super scarafaggio, bene, abbastanza bene. Come vanno le tue stercolate? La salute non c'è male. Sono contento. Però c'è la salute, sono momenti difficili, però, perché... È difficile, a parte la criminalità che è aumentata in una maniera incredibile, tu lo sai che io sono impegnato contro il crimine, no? Sì, 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 organizzato e non. Ti dico la verità, guarda, mai lavorato così tanto in vita mia. Ma veramente, sì, poi da quando hanno aperto sto cazzo di cantiere all'Expo, mannaggia la miseria, guarda, sto sempre trafficato. Ogni giorno. Con i miei superpoteri devo aggredire il crimine. Ma tu quindi collabori con l'autority di Cantone? No, io lavoro contro Cantone. Ah, contro Cantone? È tutto un magnamagno. Pure Cantone, no? Non si può dire, però è tutta una cosa un po'... Vabbè, non voglio dire che io da supereroe chiaramente ho superpoteri e quindi vedo e sento le cose che intanto io come Super Beatles, che faccio? Posso strisciare sotto le intercapedine, sotto le porte, entro in un chicco dove poi sento le cose che sono certe cose, voi italiani non potremmo mai sapere, ho visto cose che voi italiani, capito? Che tu devi fare? Io sono qui in fiamme a largo dibattimenti, devo dire, sì. E poi devo, come io Super Beatles, no? Tu lo sai, io sono stato diventato supereroe perché sono stato morso da... Ricordiamo la tua storia. Anzi, come dice Verratti, moccicato. Che lingua è quella di Verratti? Non lo so, non l'ho capito. Ho capito che intendeva ammorcicare. Attentato. Sono stato morso da uno scarafaggio stercolario, no? E mi sono trasformato anche io con i superpoteri, per cui ho le ali con le panruore, con le soschine troll, una copertura, un coupé, un cabriolet. Esatto, come un maggiolino. E sono stercolario, quindi io che faccio? Io arrotolo delle grandi palle di cacca, no? Che sono quelle del mio superpotere, che scaglio addosso al nemico e lo imprigiono, cioè quando c'è il malfattore io faccio queste grosse palle di cacca come fanno proprio, però lo sommergo di merda praticamente. E lui rimane lì, se tutto gli va bene muore, se no rimane per vivo. Per fortunato ci resta sul colpo, se no poverino, capito, si porta addosso sta esperienza di merda. Da lì che c'è il tetto, quando vedono a me dicono mannaggia sto nella merda. Perché? Quando ci sto io capito? È così che va a finire, si sa. È cacca per tutti. Cacca per me, cacca per tutti. È normale. Però è un periodaccio, a parte il lavoro. Mi dispiace sentire. Figlio caro, non si può andare avanti con l'Italia, non si può fare manco il supereroe. Ma dici perché? Ma per la burocrazia. La burocrazia. Ma sì, ma perché un giorno mi ha fermato la municipale. Fa, lei dove va questa macchina? Perché è chiaro, io da supereroe mica ho la macchina spiegata. Per forza, mica per avere. C'ho un maggiolino modificato. Quindi c'ho le ruote in acciaio. Ruote in acciaio, sì, ruote in acciaio. Ma va veloce sta macchina a ruote? Non tanto, perché l'acciaio non va presto sull'asfalto, però fa un cattivo della Madonna, la gente quando mi sente arrivare si spaventa, capito? Sì. Non c'è manco bisogno della sirena, in effetti. No, le ruote fanno questo rumore, e dici, che cavolo è? E sto arrivo io, Super Beatles, si spaventa tutti quanti e scappa. Quindi le ruote in acciaio. Poi ho le portiere che praticamente si alzano, si aprono come le ali di una coccinella, no? Gabbiano. No, che le gabbiano, come una coccinella. Coccinella. L'ho fatta al di coccinella, la Ferrari c'era al di gabbiano. C'hai fatto i puntini sopra. Sì, ci ho fatto i puntini, solo che c'aveva il tettuccio, quello a vista panoramica, certo. Ma sono fatto fare così. Ho fatto i puntini sopra il tettuccio e sono tra cagate, perché sembra che mi ha fatto, quando sto dentro sembra che mi sia fatto il piccione. Della pelle... Vabbè, comunque questo è un errore di design, diciamo così. Insomma, mi ha fermato la municipale e fa, il veicolo non è a norma. E perché? E ma
Perché con le ruote vieni d'acciaio, e come cazzo fai a essere nonno? Pure tu mi fai delle domande, scusami. Ma tu sei il Super Beetle. Lo so, infatti il rituale del supereroe è autorizzato. Ma come autorizzato? Perché non sei autorizzato? No, perché... Ma non c'è una dispensa ministeriale? No! Una bolla papà. Ci vuole l'autorizzazione ministeriale. Allora, a Cantone, che gli hanno dato altri super... Poteri. E a te? E io c'ero super poteri, no, però ci serve l'autorizzazione ministeriale. Allora, dice, vabbè, come devo fare per avere l'autorizzazione ministeriale? Allora, ci deve riempire il modulo A4B7. A4B7 che devo affondato. Andare. No, che magari colpito, solo colpito. Solo colpito. Affondato finiva subito lì, invece no, colpito. È detto A4. Ha detto ora che non finisce più, capito? Allora ho dovuto prendere. Allora, prendi per il supermotore il modulo A4B7, vai all'ufficio, non c'è andato a prendere il caffè, esci fuori, rientra, va all'altra parte. Dove cazzo sta questa? L'ho preso, l'ho accompagnato all'ufficio, ok, ma ho messo il timbro, dice, ma il timbro gliel'ho messo, ma lei la prenotazione l'ha fatta. Come la prenotazione? E per mettere il timbro dove aveva la prenotazione non c'era, io non so andare a fare la prenotazione, meno male che mi ha lasciato il timbro, che lo volevo. L'originale ci arrivi anche la duplice copia per il... Bravissimo, perché se lo devo fare il duplice copia, quindi invece sono andato con una copia sola. Allora, cazzo, al tabacchino, fai fare la fotocopia, ritorno su, perché non è che c'è una fotocopia sulla dentro, no, devi andare fuori, fare la copia, ritorno, torno su, mi fa la marca e la bolla. Ma se ora sono sceso al tabacchino a fare la fotocopia, non me lo potevi dire che ci voleva pure la marca da bollo? Lei non lo sa. Ma che cazzo adesso? Io non sapevo neanche che dovevo fare questa cosa. Sono tutto una polemica. Allora, ho messo a posto sto parte del superpotere, non mi chiedevo poter partire. No, ha fatto il fermo amministrativo alla macchina. E perché c'era un multa impagata? È perché la macchina non aveva passato la revisione al PRA. Io ho fatto le modifiche dopo la revisione. Allora, prendi la macchina. Insomma, un casino che tu non te lo puoi immaginare. E questo è solo la macchina. E questo è solo la macchina. Mo' che si viene a scoprire che io ho pure il superpotere, faccio le palle di cacca e là, già mi hanno fatto il conto, parlo con il commercialista. Eh certo, a quel punto. E là ci sta. La TASI! E quella devi pagare. Paga la TASI, la metto. E poi c'è il bici indivisibile. Lo smaltimento dell'immondizia che fa. Poi mi ha detto il commercialista. Fino a 2 chili di merda. Fino a 2 chili di merda. Paghi la TASI. Oltre lo smaltimento dei rifiuti speciali. Io faccio le palle di cacca che pesano una tonnellata l'una. Allora devi fare il registro. Devo fare il registro. Registri. E io devo fare il registro, capito? Per tenere per lo smaltimento speciale di rifiuti. E ogni volta che tiro la palla di cacca uno, metti là, allora, poi con la matita, con l'apis, prendi e scrivi. Scusa. Palla di cacca tizio. Tizio. Ma tu alla ASL gliel'hai mai detto che tiri le palle di cacca? Fatti i cazzi tuoi, ci manca solo la ASL, capito? Già mi sono venuti a fare per i decibel della macchina. Quando cammina dice no, cioè le emissioni rumorose troppo alte. E ma che pure scorreggio, mi dite, ma perché scorreggio mi ha fatto? No, era per dire, mi sono spaventato che là, ci mancava solo quella. Emissioni di metano, quelle si paga. E quindi guarda, caro mio, in Italia manco il supereroe si può fare tranquillamente, capito? Allora, mo vado in giro, le palle di cacca le faccio con la sinistra e con la destra c'è il registro per lo smaltimento della merda. Ma si può andare avanti così in Italia? E la bilancia per pesarle prima non te la sei dovuta comprare? No. Hai fatto il forfettario? No, mi fermo alla pesa pubblica. Devi andare. Vale, fermo là. Me le pesano, no. Mi vidi ma il foglio, il regista, come le schede carburanti, io sono le schede di merda. Mi mette il timbrino e vado avanti. Solo che così i birfaccioni, i ladri, mi scappano tutti quanti. Eh beh, chiaro, che avete tutta la scheda a merda. Mi vedono uscire di casa con sto cosa. E tutti quanti allegramente mi guardano, è arrivato il Super Beetle, che ce ne frega noi, finiamo a fare il furto, no? Tanto quello c'è la piglia, la pesa pubblica. Ora che finisce, deve prima pensare, poi lo deve vidimare, poi deve pagare la differenza, c'è la differenza, poi deve tenere. Buonanotte, io arrivo e sono fregati già tutto quanto, e quindi non puoi capire che casino. Solo se vado a fare la fila alle 3 la mattina con l'ufficio, allora magari capire, può essere che verso mezzogiorno chi finito, ci trovi? Ma mezzogiorno la gente sta a mangiare, mica sta a rubare. No, è chiaro. È normale, sono degli orari anche per fare le truce, anche per delinquere. Italia, non è che vado a delinquere quando mi pare piace a me, sono gli orari, e quindi sono un po' incasinato. Non devo vedere questa cosa, bisogna risolvere. Devo trovare una soluzione, devo trovare, perché o metto la cacca, la metto in delle grandi sacche di mais, tipo le buste quelle della spesa. Cioè, per esempio, quelle un po'. Quelle che si, però quelle si può, cioè quello, se ci mette la busta di latte dentro alla busta della spesa, figurati una tonnellata di merda. Cioè, è chiaro che. È difficile. Non lo so, ma qualcosa devo fare, devo. Io però ti posso consigliare quelle che uso per i pannolini dei bambini. Lo sapevo.
che sono anche profumate dentro. A proposito, grazie. Grazie, perché ultimamente passa a casa tua e faccio il pieno. D'accordo, non c'è problema, se ti serve un approvvigionamento. Voglio dire, quelle due creature sono belle, belli, ma... Guarda, per un criminale di, per un criminale di stazza medio-piccola basta che passi un giorno di raccolto e risolvi. A te ti risolvi il problema dello smaltimento? Mica da poco, Io mi sono fatto una scorta di armi, non indifferenti. Anche posso varie dire una cosa? Sì. Io ho ascoltato un po' la puntata, ma sta diventando un programma di merda questo. Mi è sembrato, Si parla solo che di cose... Allora, senti una cosa, io mo ti saluto e vado via. Allora, capito, io vengo a casa tua, faccio il pieno di cacca, così a te ti risolvo anche il problema dell'umido. Ma ci troviamo bene tutti e due, con un giorno risolvi già per un delinquente di taglia medio piccola. Certo, assolutamente. Vabbè, comunque io adesso vado, che devo andare a seppellire di merda un paio di persone che conosco io, va bene. Vai e torna vincitore. Ci sentiamo appena risolvo le beghe burocratiche, vediamo un po' se riesco fuori. Armati di santa pazienza però, perché altrimenti non adesso, la risolvi, sai? Adesso vi saluto col mio grido di battaglia. E vai. Ciao a tutti da Super Vito. Ciao Super Vito, grazie. Ciao.